Ciao, qui Liprandi con un altro splendido giocattolo del Topolino. Per chi ha l'età nostra o del fratellone si tratta di un giocattolo recente, ma in realtà ha ben 16 anni. Uscì per la prima volta nell'aprile del 2003, in regalo con 4 uscite del Topolino, dal numero 2468 al numero 2471. E 16 anni per un giocattolo sono veramente tanti. I bambini che ci giocavano quando uscì, beh, ormai sono adulti e vaccinati e forse in questo video troveranno qualche prezioso vecchio ricordo. Si tratta di uno splendido camioncino dei pompieri e con lui troviamo Paperino e Paperuga. Quindi ci vengono in mente quelle storie del Topolino un po' minori in cui i nostri due paperi pasticcioni si improvvisano professionisti nei mestieri più disparati cercando di racimolare qualche soldo, ma naturalmente finisce sempre tutto in disastro. I nostri due paperotti hanno una scala pressoché compatibile con quella della maggior parte dei giocattoli del Topolino dell'epoca. Sono alti circa 4 cm, direi, ricchi di colori, guardate, hanno dipinto l'azzurro per la sclera degli occhi dei due paperotti, le pupille in nero e il numeretto della loro unità sul casco. Quindi loro hanno l'autopompa numero 16, bellissima la giacchetta da pompiere. E come succedeva spesso con questi giocattolini, non hanno articolazioni, ma li hanno disposti in pose adatte al gioco e a diverse situazioni. In particolare Paperino è pronto per restare in piedi oppure potrà sembrare seduto al volante dell'autopompa, lo metteremo al suo posto tra un istante. Mentre invece Paperuga, beh, possiamo vedere la sua maglia dolce vita rossa sotto la giaccona da pompiere che contraddistingue il personaggio e naturalmente i suoi capelli tutti sparpagliati in gomma molto morbida, guardateli. E la sua posa in particolare gli permetterà di impugnare la manichetta dell'acqua, quindi non avremo nessuna difficoltà ad immedesimarci nel gioco con questi due pupazzetti. Allora prendiamo l'autopompa, eccola qui, mettiamo Paperino al volante in questo modo, sembrerà veramente seduto, pronto per guidarla verso le situazioni di pericolo che dovranno salvare, e poi qui abbiamo Papero che lo mettiamo al suo fianco. Oppure, se preferiamo, potremmo anche metterlo là sopra sul cestello pronto per lanciare il getto d'acqua contro l'incendio più pericoloso. Prendiamo anche la manichetta, ecco qui, e gliela infiliamo da questa parte. Voilà, guardatelo, pronto per spegnere anche gli incendi più pericolosi. Il veicolo ha l'aspetto stilizzato dei disegni delle storie del Topolino, ma questo non significa che i dettagli manchino. Naturalmente il colore principale è il rosso, perché stiamo parlando dei vigili del fuoco, però abbiamo anche dettagli in plastica grigia o gialla, che è stata, diciamo, fusa e incastrata nella plastica rossa, quindi questi non sono dettagli dipinti. Abbiamo un paio di adesivi sulle fiancate che rappresentano il simbolino del Paperopoli Fire Department, cioè il dipartimento dei vigili del fuoco di Paperopoli, ma soprattutto lo stesso simbolino è stato veramente scolpito a basso rilievo qui sulla parte frontale del camioncino, bellissimo, ed anche qua dietro sulla targa posteriore che è in plastica gialla di nuovo, mi piace molto questo dettaglio. Ci sono poi un sacco di strumenti di misurazione, lampade e lancette scolpite oppure incastrate in plastica grigia sul resto del veicolo. Quindi la strumentazione di bordo decisamente non manca. Hanno utilizzato plastica trasparente per rappresentare tutti quanti i fanali che danno un bel tocco di realismo, niente male. E naturalmente anche per il parabrezza, guardate, ci si vede attraverso benissimo. Questo organo qui davanti in realtà è finto, non ruota, ma non gira, non c'è una corda, ma naturalmente potremmo immaginarlo noi. Le ruotone rotonde non sono in gomma, sono in plastica rigida, ma bella spessa, e il camioncino veramente non ha nessuna difficoltà a sfrecciare per le strade di Paperopoli. Ci sono dettagli anche all'interno dell'abitacolo, guardate, una bella poltroncina marrone dove fare accomodare i nostri due paperotti e un volante per immaginare che Paperino possa sterzare in curva. Qua sopra abbiamo altri dettagli, in particolare iniziamo a vedere le prime funzioncine del nostro camion dei pompieri. La prima dovrebbe essere questa, ma non siamo riusciti a farla funzionare propriamente. Vedete, abbiamo un rullo con una manovella che avrebbe lo scopo di avvolgere il tubo della nostra manichetta. Purtroppo però non siamo riusciti ad utilizzarlo perché la manichetta termina con questo beccuccio rigido che non sarebbe in grado di passare sotto al rullo quando noi cerchiamo di avvolgerlo, rimane fermo lì. Quindi di preciso non so come potrei utilizzare questa funzioncina, ma magari qualcosa ce lo inventeremo. E abbiamo poi il cestello su un braccio articolato, quindi possiamo far muovere da un lato e dall'altro il braccino e anche allungarlo ed accorciarlo un pochino. Non c'è tantissima ampiezza di movimento, ma
Qualcosa sì potremmo raggiungere, magari il piano più alto della casa di Paperino. Quassù nel cestello ci mettiamo il nostro addetto alla manichetta, che abbiamo detto essere Paperoga, eccolo qui, Paperoga o Paperoga, non ho mai capito dove andasse l'accento. Lo mettiamo qua sopra e guardate, nel cestello hanno anche scavato una fessura apposita per farci passare il tubo. Sono stati molto attenti. E qua davanti un adesivo, quello dello sponsor. Spesso questi giocattolini del Topolino erano accompagnati da uno sponsor e per l'occasione c'è una compagnia petrolifera, la Kuwait. Anche qua sotto vediamo un simbolino della stessa compagnia. Ma ci sono altre splendide funzioni in questo giocattolo. In caso di necessità, naturalmente i pompieri devono poter accorrere senza incontrare nessun tipo di ostacolo. Ed è per questo che hanno le sirene, così gli altri veicoli per strada saranno avvertiti e si scanseranno subito lasciando passare il nostro camioncino. Beh, questa sirena in plastica arancione qua davanti funziona veramente. È bastato inserire due pilette mini stilo qua dentro, in questo sportellino dove c'è l'adesivo della Kuwait. Qui vediamo gli altoparlanti e qui c'è un interruttore. Allora, mettiamo al loro posto Paperoga, eccolo qui, e poi Paperino qui al volante. Siamo pronti per partire, allora lasciamo la nostra caserma ed accoliamo dove è necessario. Se spegniamo le luci, l'effetto della sirena sarà ancora più spettacolare. Abbiamo visto che la sirena funziona veramente? Beh, se fossimo davvero in grado di spegnere gli incendi, questo giocattolino sarebbe un vero capolavoro. Ma guardate un po', questa grossa sirena gialla qua dietro in realtà non si era accesa prima. Come mai? Non è una vera sirena. Possiamo separare questa parte dal resto del camioncino e scopriremo che in realtà è un serbatoio per l'acqua. Solleviamo il cappuccio in gomma nera, tra l'altro una codina che ci permette di non perderlo, lo tiene attaccato adesso. Riempiamo d'acqua il nostro serbatoio sotto il rubinetto, poi lo rimettiamo al suo posto e allora prendiamo anche Paperoga, così saremo pronti. Ole, senza nessuno che lega la manichetta non andiamo lontano, lo mettiamo qui, ok. Paperino è pronto per guidare l'autopompa fino alla situazione di pericolo e quando premeremo sulla sirena uscirà un getto d'acqua dalla manichetta e potremo spegnere veramente gli incendi. Naturalmente non bisognerebbe giocare con una fiammella se non fossimo insieme a degli adulti o ai nostri genitori. L'autopompa di Paperino e Paperoga è un giocattolo fantastico. Ci siamo divertiti tantissimo a girare questo video. L'abbiamo avuta per diversi mesi lì sulla mensola, ma finalmente ci abbiamo veramente giocato e lo faremo di nuovo perché è imperdibile. Coloratissima, mi piacciono tantissimo i due pupazzetti vestiti da pompiere. Insomma, non le manca veramente nulla. Ed è l'ennesima dimostrazione del fatto che non sia assolutamente necessario andare a caccia dei marchi più ricercati dai collezionisti per incappare in giocattoli stupendi. Anzi, a volte sono proprio gemme meno conosciute e ricercate come questa che danno le più grosse soddisfazioni. E poi è veramente raro se la guardiamo da un punto di vista mondiale, perché è stata realizzata apposta per il Topolino, tutta italiana e distribuita solamente attraverso quel canale. Quindi di sicuro non ce ne sono tante quanti sono gli esemplari disponibili dei giocattoli più conosciuti a livello internazionale. Insomma, bellissima se siete amanti del Topolino, dei fumetti o dei giocattoli in generale. E poi il camion dei pompieri è un vero classico. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, noi cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Per chi è vecchio come noi, questo è un giocattolo che forse era passato in sordina perché è recente, mentre per i più giovani questo forse era un giocattolo dell'infanzia addirittura. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, condividerlo, seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!